del Regno Unito ha bloccato una legge scozzese che avrebbe concesso più diritti alle persone transgender. A fine dicembre 2022 il Parlamento semiautonomo di Edimburgo aveva approvato una legge che permetteva ai maggiori di 16 anni la possibilità di dotarsi di un'autocertificazione che permetteva la modifica delle diciture sui documenti. Da Londra però hanno applicato il veto su questa legge scozzese, così da non permettere agli adolescenti transessuali di sentirsi loro stessi. Ora però sentiamo che cosa hanno da dire i nostri intervistati. Grazie mille Irene, sono qui in compagnia di Alex. Lei ha conoscenza della legge che Londra ha bloccato che avrebbe permesso agli adolescenti scozzesi transgender sopra i 16 anni di autocertificarsi per il cambio di identità? Sì, ne sono a conoscenza e penso che sia assurdo che delle persone femministe o che si considerano tali, come per esempio J.K. Rowling, abbiano contribuito al tentativo di bloccare questa legge. Persone femministe dovrebbero promuovere la parità di genere, ma non è effettivamente quello che fanno. Se lo facessero non avrebbero cercato di bloccare una legge che permette alle persone semplicemente di essere se stesse. E come pensa che questa situazione influenzi la comunità transgender? Penso che bloccare una legge del genere sia molto deludente e possa influire molto negativamente su tutta la comunità, soprattutto perché non è una legge offensiva verso qualcuno, non è una legge pericolosa, permette semplicemente a chi non si sente a suo agio nel proprio corpo, chi prova disforia tutti i giorni, di appunto poter affermare la propria identità. Grazie mille Alex. Da qui per ora è tutto, passo la linea alla mia collega. Grazie Beatrice, siamo qui in compagnia di Laila, un'impiegata comunale che ci aiuterà a chiarire alcuni dubbi sulla procedura riguardo al cambio dei documenti d'identità. Dal punto di vista burocratico è una procedura complessa quello del cambio delle diciture sui documenti? Beh sì, bisogna fare domanda alla prefettura e attendere l'autorizzazione. Si deve pubblicare la domanda all'albo pretorio del comune di residenza per poi ritirare il decreto del prefetto e compilare la domanda di trascrizione del decreto. Infine attendere le annotazioni sul registro di stato civile. Pensa che l'autocertificazione prevista dalla legge della prima ministra Strugen avrebbe potuto semplificare le procedure? Sicuramente sì, avrebbe potuto diciamo accorciare i tempi burocratici che come abbiamo visto sono molti, avrebbe eliminato il discorso della certificazione medica e quindi evitando anche eventuali problemi relativi alla scelta personale del soggetto e quindi le indecisioni, le influenze che ci possono essere dall'esterno. Sicuramente i tempi sarebbero stati più corti. Grazie mille e passiamo la linea allo studio.